Cari amici, buongiorno. Oggi mi trovo presso la Tipoteca di Cornuda, in provincia di Treviso, e sono in compagnia di Leonardo Facchin, che è responsabile della biblioteca, il quale gentilmente ci illustrerà la tecnica di incisione musicale sull'asta che era praticata anche nel Cinquecento, vero Leonardo? Sì. Quindi buongiorno a tutti, grazie per l'invito. La tecnica di stampa musicale, quindi la tecnica calcografica, utilizza sostanzialmente una lastra. Quindi al posto di avere dei caratteri mobili, come nel caso dei libri, comunque delle tecniche più legate al testo, abbiamo appunto una lastra intera. Quello che succede con la stampa della musica è che la lastra deve essere incisa, quindi ci sono degli strumenti che sono dei punzoni che permettono proprio di tracciare dei segni, nel caso ad esempio del pentagramma, quindi proprio di andare a... Spero si riesca a vedere, praticamente viene proprio graffiato questo supporto in maniera molto molto precisa. E poi come continua la tecnica, Leonardo? E poi con proprio dei punzoni, quindi delle parti di metallo che sulla punta di questo punzone hanno la forma desiderata, quindi il pallino della nota o la chiave, spesso anche il testo, veniva proprio incisa la parte ad esempio legata agli accordi, non proprio tutto il testo ma comunque insomma alcune parti testuali. Scusa se interrompo, Leonardo, perché tu hai parlato di accordi, per cui questa qua praticamente è una lastra che dovrebbe poi servire per la stampa di uno spartito recente, sì. Insomma, non certo del Cinquecento, per cui stiamo riferendoci alla 50 anni fa, all'incirca. Esattamente, okay. Sì. E quindi con questi punzoni il testo musicale, quindi lo spartito, viene proprio inciso sulla lastra, ovvero si posiziona la lastra in orizzontale sul piano e viene proprio battuto con un martello sopra la lastra stessa per ottenere dei solchi. La tecnica di stampa calcografica è l'unica, sia rispetto alla tipografia che rispetto alle altre tecniche di stampa d'artista, che prevede un'incisione, ovvero tramutato nella parte proprio di inchiostrazione stampa, bisognerà poi inchiostrare e stampare appunto qualcosa che è in negativo, e questo va ad influire sia sulla tipologia di inchiostrazione, che non è più a rilievo ma bisognerà proprio premere e schiacciare l'inchiostro all'interno dei solchi, ma soprattutto a livello di stampa, perché la pressione richiesta è molto molto maggiore rispetto alla tipografia, e quindi ci permette anche di capire il motivo per il quale nel momento in cui faccio una stampa di questo tipo il numero di copie sarà limitato, perché si stampa proprio, si schiaccia molto di più e la lastra si rovina molto più facilmente. Bene, ti ringrazio per questa descrizione della incisione su lastra musicale. È stato un piacere incontrarvi e conoscervi. È una visita che consiglio a molti che sono appassionati non solo di musica come sottoscritto, ma anche di tutta l'incisione di testi e di libri. Qui trovate tutto ben spiegato e ben disposto e articolato. Di nuovo ancora grazie per la tua disponibilità. Grazie mille. Grazie.